Diciamo che è un momento difficile perché questo coronavirus ha stravolto la vita di un malato diabetico, perché siamo stati quelli in Italia più colpiti per tante problematiche che abbiamo addosso. Ma il vero problema è che tra l'ospedale che ci ha appoggiato in neurologia, dove è un disagio enorme per tutti, bisogna aspettare di fuori, tanti fattori, però se uno deve aspettare per un mese, una settimana, ma addirittura ci sono dei lavori dove eravamo in diabetologia, e come si dice, noi approveremo un manifesto che è già stato approvato dai comuni da Gabicci a Monbaroccio e dal sindaco di Fano, che la legge che ha messo in piedi Speranza deve tornare sul territorio. Vuol dire che le vecchie mutue, come si chiamano l'ASU, noi abbiamo invitato Magnoni Romeo, che è il direttore dell'area vasta 1 della provincia di Pesaro, il professor Sudano, che è il primario della diabetologia di Urbino, abbiamo invitato la Sara Mengucci, che è l'assessora al sociale, di cui c'è il problema che noi facevamo anche assistenza domiciliare, messi in piedi proprio con Sara Mengucci, che ha fatto un grande lavoro con noi, è stato anche sospeso questo. Allora noi oggi ci chiediamo: dove va la diabetologia all'area vasta? Perché l'ospedale ci dice che noi facciamo parte, dobbiamo tornare in area vasta, ma si dimenticano che nel 2017 abbiamo sottoscritto un accordo che si realizzava all'ospedale di Pesaro la cittadella del diabete, con tanto di visite, con fondo dell'occhio e tutto il resto. Adesso pensate solo che per un rinnovo di patente il paziente diabetico deve fare tutto da solo, deve cercare l'oculistica e pagare, perché ci dicono di andare dal medico, il medico poi ti fa la ricetta, devi chiamare il CUP e si allungano mesi e tempi. Pensate, uno che 6 mesi che attende di andare a fare una visita, si sente chiamare, si dice: guardi, a lei è stato spostato ad aprile, a novembre del 2021, ma vi rendete conto 15-18 mesi? Ecco perché facciamo questo incontro, chiediamo la divulgazione dagli organi di stampa, dalle televisioni, da tutto il mondo che comunica con la gente, perché noi siamo stanchi di lamentele da parte dei diabetici. Non solo il cittadino normale non può più essere strapazzato così da un sistema sanitario.